John Borno ragazzi, John Borno amici di Star Casino Sport, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Mancano un poco più di 24 ore in realtà, non manca tanto, non manca nemmeno poco, ma comunque siamo qui trepidanti d'ansia per vedere Italia-Belgio. E perché siamo trepidanti d'ansia? Beh, ve lo spiego io, perché Italia-Belgio potrebbe cambiare necessariamente il futuro della nostra nazionale italiana. E sinceramente un po' d'ansia ce l'ho. Qual è il concetto fondamentale? Il concetto è che uscire con il Belgio comunque ci starebbe, comunque non sarebbe un fallimento. Però dall'altra parte renderebbe l'europeo appena giocato un europeo normalissimo per la nazionale italiana. Un europeo in cui ha finito al primo posto con punteggio pieno il girone, arrivando prima in un girone normale, se poi eliminando i supplementari l'Austria. Quindi uscire contro il Belgio significherebbe non aver fatto niente in più, nessun plus rispetto a quello che l'Italia poteva fare. Però il passaggio contro il Belgio è un crocevia fondamentale, perché se passi il turno allora il destino cambia, allora la dimensione che dai all'europeo cambia. E se ve la devo di tutta, sinceramente un pochino di paura ce l'ho. Ho paura perché credo che questa Italia possa passare il turno, perché se l'Italia avesse poche possibilità di passare il turno io paura non ne avrei, andrei lì e me la andrei a giocare senza troppi problemi. Però il discorso è che questa Italia può osare, che questa Italia può dar fastidio al Belgio, e io voglio assolutamente che l'Italia lo faccia. Come giocheremo? Ma prima come giocheranno loro? 3-4-3, in porta Courtois, assolutamente da non sottovalutare il fatto che loro in porta, a mio modo di vedere, abbiano uno dei migliori portieri in assoluto. Linea di difesa 3 con Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen, sono sempre quei tre, l'ho letto su un giornale, fanno più di 100 anni in tre, e questo non è cosa da sottovalutare, perché comunque la lentezza della loro retroguardia, guardia attenta, esperta, compatta ma comunque molto lenta, potrebbe un po' aiutare i nostri incursionisti, i nostri centrocampisti di inserimento, i nostri attaccanti rapidi. Detto questo, però, non ci dimentichiamo che loro a centrocampo avranno Witsel e Tielemans, due che il loro ruolo lo sanno fare benissimo, mentre sulle due fasce probabilmente ci sarà Thorgan Hazard e Meunier. Meunier da una parte, Thorgan Hazard dall'altra. E ragazzi, Thorgan Hazard, quindi Hazardino, se così si può definire, perché è il fratello di Hazard, a me sinceramente in questo momento spaventa più di Hazard grande, di Eden Hazard, di Hazard del Real Madrid. Mi spaventa molto di più il suo fratellino del Borussia Dortmund, perché per quello che ha dimostrato in campo, insomma, abbiamo visto come può fare la differenza. E poi davanti Lukaku centrale, Mertens da una parte e Carrasco dall'altra. Mancheranno all'appello De Bruyne e Eden Hazard, che però il loro CT, Martinez, ha convocato. Ragazzi, Roberto Martinez le ha convocati entrambi, ha convocato sia De Bruyne che Hazard. Probabilmente sarà pretattica, probabilmente non vorrà lasciare troppi punti di riferimento alla nostra nazionale, però il fatto che siano stati convocati significa che forse qualche possibilità c'è, fanno parte comunque della squadra. Detto questo, è vero che magari non ci saranno De Bruyne e Hazard, ma io credo che anche senza De Bruyne e Hazard l'attacco Carrasco-Lukaku-Mertens non sia poi così tanto scarso, e credo che in questo momento Belgio-Italia domani opponga la nazionale più forte che è rimasta nell'Europa, ovvero il Belgio, contro quella che a mio modo di vedere, cioè l'Italia, è la più in forma al momento. L'Italia probabilmente scenderà in campo con il 4-3-3, Donnarumma in porta è assolutamente titolare, indiscutibilmente titolare, non giocherà mai al posto suo un Sirigu o un Meret, ma verrà comunque confermato assolutamente Donnarumma. In difesa probabilmente rientrerà Chiellini, e quindi sarà Bonucci e Chiellini. Vi giuro, premetto che ad ogni modo, se invece che Chiellini dovesse giocare Acerbi, io personalmente, per quello che mi ha dimostrato Acerbi negli ultimi anni alla Lazio e anche adesso in nazionale, può tranquillamente prendere il posto di Chiellini. Non avrei paura, non sarei titubante, mi andrebbe tranquillamente bene anche Bonucci e Acerbi. Certo che Bonucci e Chiellini è una difesa maggiormente di esperienza, anche perché Chiellini conosce molto bene Lukaku e secondo me può marcarlo per bene a uomo. Sulle due fasce a sinistra, che ve lo dico a fare, Leonardo Spinazzola, probabilmente uno dei migliori, se non il migliore finora, della spedizione italiana all'europeo. Dall'altra parte ci dovrebbe essere Di Lorenzo, quindi non Florenzi, che tra l'altro è tornato ad allenarsi in gruppo, però credo che Florenzi in generale abbia proprio perso il posto a discapito di Lorenzo, che dà quell'equilibrio in difesa, perché se da una parte magari Spinazzola offende continuamente, dall'altra parte
parte serve uno che sappia difendere. Non che Di Lorenzo sia un terzino difensivista, di solito lui tende ad avanzare, però si è reso conto che con uno Spinazzola in stato di grazia, Di Lorenzo può anche rinunciare ad attaccare. Lo fa, spesso lo fa bene, e quindi probabilmente verrà confermato ancora lui. A centrocampo Jorginho, Barella, Verratti, quindi niente Locatelli. Questa scelta a questo punto ci sta. Con l'Austria forse non c'era, con l'Austria forse non ci stava, perché avrei tolto Verratti magari per mettere un Locatelli o un Pessina o un Cristante, quindi più centimetri. A centrocampo con l'Austria, con quegli omoni alti 2 metri, servivano centimetri, non li abbiamo avuti, abbiamo sofferto tanto a centrocampo. Con il Belgio, Witzel è alto, c'è anche Tielemans, però credo che si possa comunque combattere ad armi pari anche con calciatori qualitativamente importanti e non per forza magari discretamente qualitativi e poi magari altissimi. Ecco, mi vanno bene quindi Barella, Jorginho e Verratti, con Jorginho, Radio Jorginho insostituibile sulla mediana, e Verratti e Barella come mezzali. Insigne a sinistra, lo sapevamo già. Punta Immobile, lo sapevamo già. A destra pare giocherà Chiesa. Non sono totalmente d'accordo con la scelta di Chiesa, so che Chiesa può fare la differenza, però io avrei confermato ancora Berardi e avrei lanciato Chiesa come super sub. È vero che Berardi nell'ultima partita ha sbagliato tutto, contro l'Austria assolutamente insufficiente, però dall'altra parte è anche vero che uno, così lo bruci, e due, Chiesa secondo me è fondamentale a partita in corso. E poi Berardi nelle precedenti due, quando aveva giocato, aveva fatto molto bene, e quindi lasciarlo fuori per una partita sbagliata non mi sembra così tanto corretto. Avrei fatto giocare Berardi, però Mancini per ora ha sempre avuto ragione, quindi vada per Chiesa. Domani scopriremo se saremo tra le prime 4 d'Europa oppure se torneremo in Italia, magari, a parte sì, torneremo in Italia perché non la giochiamo in Italia, giochiamo a Monaco di Baviera, magari con la coda tra le gambe oppure a testa alta. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Io ringrazio gli amici di Star Casino Sport per avermi concesso questo spazio. Regà, domani ci giochiamo tutto. Buon Shalalene come sempre, ci vediamo un prossimo video.